Dalle elezioni regionali e politiche, il suo percorso va avanti anche con un impegno su versante sicurezza, con programmi e un esperto che vi seguirà e coordinerà il piano sulla sicurezza. Assolutamente sì, stiamo lavorando su tanti temi e soprattutto oggi comunichiamo una forte alleanza che c'è tra noi e la Marianna di Giovanni Negri. Anche Giovanni prenderà un incarico importante all'interno del nostro movimento come responsabile dell'agricoltura, essendo un grande produttore di Barolo. E sì, certo, stiamo lavorando perché credo che in questo momento il centrodestra abbia bisogno di un supporto importante sul programma. Fra pochi mesi probabilmente il centrodestra si troverà a governare il paese ed è importante avere programmi, persone in grado di guidare questo paese che dovrà essere ricostruito, e la ricostruzione del paese richiede senso dello Stato, capacità gestionale e visione su come dovrà essere l'Italia, e il nostro contributo nel centrodestra è questo. Proprio di sicurezza si discute per le grandi città oggi, un accoltellamento in stazione centrale, l'ennesimo episodio che coinvolge le grandi città e che mette al centro appunto il tema sicurezza. Beh sì, certo, il presidio del territorio è molto importante, come è molto importante rimettere ordine sia nelle competenze che nelle missioni delle singole forze dell'ordine, come è molto importante il maggior coordinamento anche con la polizia locale. Insomma, c'è un grande lavoro da fare, è evidente che lo Stato in alcune aree del paese ha abbandonato i cittadini, abbiamo un problema di sicurezza molto importante ovviamente a livello internazionale, ma abbiamo anche un problema di sicurezza e di presidio del territorio, di capacità di contrasto e soprattutto successivamente anche di capacità di indagine e di sanzione, cioè non può essere più lasciato a se stesso questo mondo, perché c'è un tema molto importante che è quello della sicurezza di tutti coloro che vivono nel nostro paese, ovviamente non soltanto gli italiani, e questo credo che sia un primo compito, è il compito che lo Stato deve assicurare, e abbiamo avuto troppa superficialità e troppa carenza di professionalità in questo ambito, e credo che noi con l'esperienza del generale Mori daremo un contributo importante in questa direzione. E la ricostruzione del centrodestra lei sta partecipando molto, anche quest'estate ha rilanciato rapporti anche con la Lega, Forza Italia, che punto è questa ricostruzione? Beh, credo che sia, che vedo un centrodestra un po' troppo litigioso e vedo che un centrodestra molto concentrato sulla leadership e non concentrato sugli italiani, quindi io credo che invece sia molto importante non soltanto guardare i sondaggi, ma presentarsi alle prossime elezioni con delle forze politiche che siano in grado di dare le risposte e di presentare una classe dirigente in grado di governare il paese in una situazione molto complicata di ricostruzione del paese. Il lavoro che noi stiamo facendo è proprio la costruzione di questa quarta casa, cioè un'area liberale e popolare che si rifà alle nostre radici e tradizioni giudaico-cristiane, che ha forte senso dello Stato e che vuole partecipare alla ricostruzione dello Stato. Credo che questo è il nostro dovere. Io ho cominciato, come sapete, un anno fa proprio qua a Milano, e credo che dopo un anno di lavoro siamo molto soddisfatti perché siamo diventati il punto di riferimento di tante realtà, e la giornata di oggi è importante proprio in questa direzione, dimostra che ci sono tante aree politiche che vogliono rinnovare la politica e ricostruire il paese. Si è molto battuto per Musumeci in Sicilia, Alfano ha scelto, appoggerà Micari, però qui il coordinatore di Energia per l'Italia Lombardo è proprio di Alleanza Popolare, cosa significa? Il coordinatore di Energie per l'Italia Lombardo ha dato segni di chiarezza nella posizione politica. Io quello che è successo all'interno, che sta succedendo all'interno di Alternativa Popolare in Sicilia, non è un fatto regionale. Oggi siamo vicini alle elezioni, in Lombardia dobbiamo dare chiarezza all'opinione pubblica, non possiamo pensare di avere nella compagine del centrodestra che sosterrà Maroni una forza politica che a Milano sta con Maroni e in Sicilia sta con l'opposizione al centrodestra, e credo che la scelta di Alfano finalmente faccia chiarezza, perché è sempre stata ambigua questa posizione. Quindi è un invito a tutti coloro di Lombardia Popolare, di Alternativa Popolare, che vogliono continuare la loro esperienza, come giusto che sia, all'interno del centrodestra, di contribuire a questo con la loro capacità e anche con umiltà,
a ricostruire una quarta casa che non sia ambigua, cioè che non abbia quell'atteggiamento che spesso purtroppo è una caratteristica di chi si rifà al centro. Il centro inteso come la possibilità di stare sia da una parte che dall'altra è quello che allontana i cittadini dal voto. E io credo che l'esperienza di questi mesi, con quello che ha fatto Alfano in questi mesi, credo che abbia ulteriormente degradato l'immagine del centro. Io credo che noi dobbiamo avere una posizione molto chiara e credo che la chiarezza nella politica sia un presupposto per riportare a far avere fiducia delle persone nella politica. Ha citato Maroni. Ci sarà una lista di Energia per l'Italia a sostegno della candidatura di Maroni a Presidente della Regione Lombardia e che lista sarà? Sarà un'ottima lista e sarà la lista che raccoglierà queste esperienze che ci sono state in questi anni e che hanno voglia di continuare sulla base dei valori di Energia Popolare, cioè di Energia per l'Italia, cioè dei valori liberali e popolari, riformisti. Insomma, quello che è stato e quello che stiamo costruendo da tanti mesi e che ormai assume delle caratteristiche e un profilo molto chiaro. Quindi noi teniamo le porte aperte perché pensiamo che questo contributo anche nel governo della Regione Lombardia sia molto importante e anche qui serve chiarezza e voglia di lavorare. Credo che ci sia un lungo lavoro da fare anche dopo il referendum del 22 ottobre in vista delle elezioni e credo che ci sono tante persone che sono anche presenti oggi qui che vogliono rimboccarsi le maniche e lavorare per noi. Una campagna attiva per il referendum? Assolutamente sì, abbiamo già un comitato che si chiama Energie per il Sì e che ha un suo manifesto e saremo attivi sia in Lombardia che in Veneto.